Grazie Massimo, introduco l'ingegner Nicola Benedetti che ci parlerà di Linux per professionisti e manager, il concetto principale di oggi. Buonasera, ringrazio il gruppo di Fermo per aver organizzato questo evento e aver previsto questo intervento. È un intervento particolare in quanto non sono informatico, sono un semplice utilizzatore. Ed è particolare perché il LUG a livello nazionale, il Linux Day di quest'anno, ha un tema che è l'utilizzo di Linux nelle piccole e medie imprese, nelle PMI. Per cui il mio intervento è anche una testimonianza per l'attività che svolgo, che è principalmente di consulenza. Per l'attività che svolgo abbiamo un'abitudine che è quella di dare la priorità alla sicurezza. Immaginiamo le attività principalmente industriali dove la sicurezza vuol dire l'attenzione alle persone. Parlando di informatica, parlando di utilizzo del computer, c'è un aspetto di sicurezza nell'utilizzo che è di sicurezza legata al nostro fisico, alla nostra vista. In quanto stare molto tempo al computer senza pause può portare dei problemi. A livello di normativa per la sicurezza sul lavoro è raccomandata una pausa di 15 minuti ogni 2 ore. Vi segnalo questa applicazione che ovviamente gira su Linux, che è WorkRave ed è un semplice programmino, va in sfondo rispetto ad altre applicazioni. Ci dà indicazioni del tempo che passa, è un orologio che possiamo programmare in modo che ci venga a dare un segnale come una sveglia e si può programmare anche con degli esercizi da fare. Come dicevo inizialmente, come attività è un'attività la mia principalmente di consulenza e di progettazione. Dico questo perché tramite questa attività riusciamo ad applicare il free software completamente al 100% ormai da diversi anni. Anche questa presentazione è fatta con questo computerino di cui vedete la scheda tecnica. È un computerino che ha un valore commerciale, sarà intorno ai 200 euro, 250 euro. Nasce e viene acquistato, quindi nasce con Windows 7 Starter, che è una versione ridotta di Windows, permette l'installazione dell'Office in versione ridotta e per un utilizzo devo dire che non andrà oltre la mezz'ora di utilizzo perché poi va in blocco. Il computer formattato completamente, eliminando completamente Windows 7 Starter, può permettere l'installazione di una applicazione Linux, nel mio caso installata Debian con un desktop environment GNOME, neanche quindi eccessivamente leggero, e permette l'utilizzo completo di diverse applicazioni. Per cui per chi svolge attività di consulenza o di libero professionista permette di avere un computer dietro con sé quando si viaggia o si gira per le aziende, come se fosse la workstation in ufficio. Il tema del network è relativo appunto a dimostrare perché può essere utilizzato Linux per l'attività professionale. Ovviamente ci sono degli aspetti economici legati al free software, sia direttamente come al costo che degli aspetti gestionali che andiamo a vedere. Ma anche l'utilità dell'utilizzo di Linux nella professione e la scelta da compiere. Da un punto di vista economico, il primo aspetto, perché è quello più lampante, è il risparmio sulla licenza. È anche vero che noi acquistiamo un computer che ha già Windows installato, quindi in realtà non lo percepiamo in modo forte questo risparmio. Però abbiamo, molti di noi ben sovranno esperienza
di cosa vuol dire acquistare un computer nuovo con un nuovo sistema operativo. Passare da Windows XP a Windows Vista e così via, e soprattutto avere computer con diversi sistemi operativi. Per questo c'è anche un risparmio indiretto sul software. Risparmio sul software perché è vero, acquistiamo il computer che ha già la sua licenza, ma poi abbiamo i costi, ad esempio, per l'Office. E magari dobbiamo cambiare l'Office cambiando anche il sistema operativo. C'è un risparmio sul tempo. Il tempo lo vediamo in tutti i casi in cui siamo costretti al riavvio, in tutti i casi in cui il sistema va in blocco, mentre con le distribuzioni Linux abbiamo maggiori stabilità. C'è un risparmio sull'hardware. Personalmente ho anche un computer, il primo computer col sistema Pentium, quindi risale circa una decina di anni fa, che è ancora operativo e funzionante, grazie appunto all'utilizzo di una distribuzione Linux. Questo discorso, portato in un ambiente aziendale lavorativo, permette di avere un ammortamento reale dei computer maggiore di quello che attualmente abbiamo con Windows. Quindi questi sono dei motivi economici diretti che potrebbero portare a valutare l'opportunità di utilizzare questi sistemi in azienda. Ce ne sono anche altri di tipo gestionale. Il fatto di poter utilizzare vecchi computer è vicino anche ad un altro aspetto, quello della conservazione dei dati nel tempo. Si è parlato di open, quindi di formati open. Il formato open, la libertà di capire cosa c'è dietro un software, ci permette di avere sempre la possibilità di leggere dei dati, di non essere vincolati ad un programma di lettura che a sua volta è bloccato. Ci permette di avere interoperabilità. Personalmente nel mio studio, ad esempio, abbiamo diversi computer, abbiamo tutti lo stesso sistema operativo e quindi le impostazioni sono molto rapide, anche una modifica da fare su un sistema si svolge in modo analogo. Questo non richiede l'intervento di grosse competenze informatiche, ma permette di estendere una soluzione e dare appunto una soluzione di sistema, estenderla a tutti i computer. C'è la possibilità della personalizzazione della condivisione, che è insito nel software libero. Il fatto che ci sia la possibilità di leggere il sorgente di un software, di poterlo modificare. Da non informatico devo dire che questa possibilità è quella che attrae di meno, perché bisogna avere le competenze per modificarlo. Però questo ci introduce ad un altro aspetto, che è quello dell'apertura verso una comunità. Il fatto che un formato sia libero vuol dire che c'è una comunità che ci può lavorare, e quindi stiamo utilizzando un software sapendo che c'è qualcuno che ci sta lavorando e che è comunque un software legato ad un miglioramento. L'interoperabilità tra sistemi potrebbe essere tra sistemi vecchi e quindi in evoluzione, ma anche una interoperabilità che ci permette di avere maggiore portatilità delle informazioni. Pensiamo solo all'utilizzo dei tablet. Per ricostruire un po' l'esperienza, chi ha iniziato ad utilizzare i computer qualche anno fa ricorderà sicuramente i sistemi che non avevano hard disk, ma c'erano due slot per i dischi, per cui avevamo un disco da caricare con il sistema operativo che permetteva di avviare il computer, e poi un altro disco dove generalmente c'erano i dati. Dopo di questo si è passato a un sistema molto, molto più semplice, che è il più citato negli ambienti Linux dopo Linux, che è il sistema Windows. Molto più semplice perché fatto a finestre. Questo ha portato una evoluzione, è spuntato un oggetto che prima non era assolutamente necessario, che era il mouse,
del quale oggi molti non riescono a fare a meno. Però tornando al problema iniziale che dicevo della sicurezza, o meglio l'aspetto che segnalavo, l'utilizzo prolungato del mouse può portare anche danni alla salute, e quindi farne a meno quando possibile è anche raccomandabile. Confesso ovviamente di averlo utilizzato sia in DOS ma anche Windows successivamente, e mi è accaduto nel 2005, svolgendo un'attività di consulenza in un'azienda importante nel settore alimentare, e ho visto spuntare sul computer delle ali che pensavo poi fossero legate al logo dell'azienda, che era anche abbastanza simile, e in realtà utilizzavano l'Open Office. In quel caso era Open Office con licenza 1.0. Quindi per necessità operative ho provato a lasciare il Windows che avevo, o meglio l'Office che avevo all'epoca, e ho utilizzato l'Open Office per avere appunto interoperabilità a scambio con l'azienda. Questo è stato il mio primo contatto col free software, ed è stato un contatto che poi ha avuto i suoi sviluppi, semplicemente da un punto di vista qualitativo del software. Cioè ho notato che c'era maggiore stabilità rispetto al programma di Word in termini di scrittura, mi sembrava più razionale come tipo di programma. Da qui il passo è stato quello di utilizzare altro software di questo tipo, di tipo free software, e credo forse anche come anni sono stato abbastanza fortunato, perché ho iniziato ad utilizzare come prima distribuzione Linux la Ubuntu del 2006, che era una distribuzione che realmente era di facile installazione, diversamente magari da quello che avveniva precedentemente. L'installare una distribuzione Linux, per chi diciamo non ha questo tipo di esperienza, è rassicurante sapere che c'è la possibilità di un dual boot. Cioè, inizialmente, perlomeno anche questo è stato il mio utilizzo, sapevo che comunque sarei potuto ritornare al sistema operativo che utilizzavo e che già conoscevo. Nell'utilizzo va da sé che poi il passaggio è arrivato al 100% di utilizzo di Linux, per cui nell'attività lavorativa dal 2006 ad oggi l'utilizzo è al 100% di Linux, per motivi, come dicevo prima, di qualità del software, quindi di stabilità, di gestione dei dati, ma anche per motivi che poi ho imparato a scoprire di tipo aperto. Della filosofia dell'open, così come la filosofia del free software. All'epoca, nel 2006, installando Ubuntu, veniva un messaggio di Nelson Mandela come esempio di applicazione per lettore video, e quindi si percepiva che c'era anche non era solo un aspetto qualitativo informatico, ma c'era diciamo dietro anche un mondo filosofico di apertura verso ciò che il software può portare. Riepilogando quindi, per le attività diciamo lavorative, nel mio caso per le attività dei liberi professionisti, per le attività dei manager verso i quali ho possibilità di avere incontro attività di consulenza, credo ci siano diversi presupposti per l'utilizzo di Linux. Ecco, in queste prossime slide vorrei mostrare degli esempi, delle indicazioni. Innanzitutto l'applicativo più utilizzato in attività lavorative ad oggi è l'Office, nel nostro caso, poi utilizzando free software credo che quello più diffuso sia LibreOffice, che diciamo contiene più software. Qui vedete in nero i corrispondenti che oggi ci sono di Microsoft, in cui abbiamo una risposta anche in LibreOffice.
il programma sul quale stanno girando queste slide è ad esempio un analogo del PowerPoint. Ho riportato anche due loghi che fanno riferimento ad altri due programmi. Questo è ABI Word e l'altro è G-Numeric. Rispettivamente sono l'analogo di Word, quindi foglio di scrittura, e G-Numeric è un analogo di Excel. Questi ultimi due nelle attività sono molto leggeri, presentano forse minori funzioni rispetto agli altri, però si avviano molto, molto più rapidamente. Con LibreOffice, così come con OpenOffice prima, è stato possibile ed è possibile nelle attività lavorative strutturare testi anche complessi, che possono essere manuali o relazioni, quindi complessi perché ci sono diversi livelli di indice, ci sono diversi disegni o foto, ci sono delle tabelle, ci sono delle bibliografie. Capita nell'attività lavorativa che il cliente abbia inventato qualcosa col suo Word o che voglia assolutamente un report in Word. Allora vi segnalo questa possibilità. Io personalmente ho un cliente che mi minaccia, nel senso che ha un suo format e vuole che tutti i documenti siano consegnati in quel format, che prevede delle tabelle. Vi segnalo questa possibilità, che è un programma che si chiama Play on Linux, ed ho scoperto che è molto utilizzato per i giochi e permette una installazione semplice dell'Office, in particolare di Word Excel. Ovviamente avendo il CD DVD di installazione, avendo ovviamente la licenza e i parametri di accesso. E un programma che per i motivi che dicevo prima devo utilizzare, però ci permette di non rinunciare ad avere una distribuzione mia. Così come aiuta, perché il problema potrebbe essere quello di sentirsi isolati da un mondo lavorativo dove il 90% dei computer e Windows, aiuta anche a sapere che c'è un sito, portablelabs.com, dove diversi software che girano su Linux sono disponibili anche per Windows su chiave USB, per cui potremo su un qualsiasi sistema Windows far partire delle applicazioni che dicevo prima, di Word o G-Numeric, o anche WorkRave, quella che ci segnala che sta passando il tempo e dobbiamo fare una pausa al computer, che potremmo far partire semplicemente dalla pendente USB senza interferire con il computer del cliente. Ancora di più, con la chiavetta USB ci sono diverse distribuzioni che girano live su Linux, ovvero inseriamo la chiavetta USB, riavviamo il computer e troveremo un sistema Linux. Un applicativo che segnalo anche per chi scrive testi complessi, ha bisogno di concentrazione, oppure preferisce come creatività, è Pyrum. Anche questo magari lo mostro per un attimo. È un semplice programma di scrittura senza distrazioni, completamente vuoto, scompare tutto e ci dedichiamo interamente al testo. C'è un help, un testo completo, un effetto di questo tipo. Thank you.
La difficoltà maggiore è stata quella dell'AutoCAD ed è tuttora quella dell'AutoCAD perché abbiamo un problema non risolto che è la lettura di file proprietari, che sono i file di tipo DWG. Ad oggi abbiamo degli applicativi che vanno su Linux che permettono di fare funzioni del tutto analoghe a quelle di AutoCAD e aprono dei file che sono di formato DXF. AutoCAD stesso permette di convertire dei file da tipo DWG a tipo DXF. Per cui devo dire che questa è l'attività che ad oggi crea più difficoltà, però con qualche piccolo aiuto si riesce a superare. Il piccolo aiuto è generalmente richiedere a chi ci fornisce un disegno che dobbiamo modificare di inviarcelo in formato DXF. Non è una grossa pecca se considerate che ci sono molti problemi con l'AutoCAD in relazione alle versioni. Ad esempio, un file in AutoCAD 2008 non riesce ad essere aperto in un file da un AutoCAD 2004. Quindi a volte anche colleghi che utilizzano l'AutoCAD di tipo proprietario, quando si scambiano i file devono specificare che versione di AutoCAD hanno. Per il resto, superata questa difficoltà nel file, l'utilizzo è completamente analogo. Vi segnalo in particolare il software LibreCAD, che è da poco che l'ho trovato disponibile, che è molto semplice, ha una struttura analoga a quella di LibreOffice e permette di svolgere l'attività. Per i testi nella mia attività professionale, appunto mi sono occupato di sicurezza sul lavoro, ho pubblicato anche due libri in materia di sicurezza sul lavoro e li ho scritti interamente con software libero. Adesso vi ho proiettato una pagina per darvi un'idea anche delle difficoltà che si affrontano. La tipologia di testo, così come dover scrivere formule di tipo matematico, dover fare dei disegni. Applicazione sicuramente interessante per i liberi professionisti e per le aziende sono quelle relative alla gestione di tipo economico. In particolare segnalo questo programma, GrunCash, dove ho verificato la particolarità che è molto vicino al mondo reale, cioè c'è la partita doppia, c'è la possibilità di fare delle simulazioni sui flussi di cassa. Non è semplicemente un programma dove si registrano le entrate e le uscite, ma permette diverse articolazioni. Ci sono anche delle funzioni aggiuntive per le piccole imprese in termini di contabilità, di calcolo delle imposte e dell'utilizzo anche di valute diverse, per cui potrebbe essere utile anche per aziende che lavorano con l'estero. Ciò che poi accomuna generalmente i manager o comunque chi ha posizioni di responsabilità nelle aziende, che dirige e gestisce l'attività, così come i liberi professionisti, è quello di lavorare per progetti, quindi di doversi strutturare in relazione a degli obiettivi variabili nel tempo da raggiungere e dover ottimizzare le risorse. E qui c'è tutta la tecnica del project management. Come software c'è un software da parte Microsoft che ha funzioni analoghe a quelle che possiamo avere con questo software di pianificazione, Brown Planner, che è molto, molto semplice e molto leggero, anche se devo dire manca di alcune funzioni. Potrebbe però essere utile per progetti non molto complessi o che comunque non richiedono grosse risorse. La struttura di questi software è dividere le attività nelle varie fasi, collocarle nel tempo con quello che è detto il diagramma di Gantt, dove abbiamo un calendario, però le varie caselle del calendario sono legate tra di loro
in modo che sappiamo cosa accade se un'attività ritarda, quali altri ritardi comporta. Per cui può essere utilizzato per pianificare un progetto, definire le varie attività, assegnare le attività alle risorse, che quindi potrebbero essere i lavoratori di un'azienda, i dipendenti di uno studio, i collaboratori, e vedere tutto questo visivamente nel tempo. Diverso è, sempre nello stesso ambito, ma diverso è l'applicativo Task Juggler, diverso perché è più completo, però più difficile da utilizzare, difficile tra virgolette, nel senso che non è tanto la difficoltà, ma richiede del tempo quanto bisogna entrare in un linguaggio. Ciò che vedevamo prima fissato come attività, come scadenza in una casella, in una finestra, qui deve essere scritto come testo, per cui essendo un testo scritto ha una sua grammatica da rispettare. A fronte di questo però il programma è più completo perché consente di avere dei report personalizzati e quindi in questo caso si possono fare delle valutazioni su come stanno andando i progetti in termini di costi, sia di risorse materiali che di risorse umane. Ha una funzione da particolare, che è quella della pianificazione automatica. Dico particolare perché ci si crede poco, però in realtà non inventa nulla, mette solo insieme i vincoli che noi inseriamo nel programma. Cioè possiamo schematizzare un progetto in diverse attività assegnate a diverse risorse, dare delle date di scadenza, mettere delle relazioni tra le attività, ad esempio un'attività non può iniziare prima che è finita l'attività precedente, e in base a questi vincoli il programma ci fa un calendario che possiamo quindi condividere con le varie risorse interessate al progetto. L'applicazione che però mi sento di consigliare maggiormente per l'attività dei liberi professionisti o comunque per le piccole imprese è l'applicativo OrgMod, che funziona su una base di Max. Vedete anche dal titolo che ho voluto dare, volevo riassumere questo aspetto, che è l'unico software di tipo gestionale che punta tutto sul testo e lascia che la pianificazione maturi da sé. Negli esempi che vedevamo prima, un progetto viene schematizzato per attività, entra nel software come un elenco di attività al quale si assegnano vincoli e risorse. Questo software parte inizialmente come un foglio bianco, dove quindi il progetto è in realtà una serie di note che andiamo a scrivere, e lo possiamo utilizzare anche come appunto block notes, un foglio bianco dove segniamo le nostre attività. Successivamente si può strutturare e quindi trasformare queste attività in azioni, cose da fare, compiti da svolgere, caratterizzare queste attività con delle categorie e dare delle date di scadenza. Alla flessibilità del testo, qui ho elencato una serie di applicazioni possibili. Essendo un programma possiamo semplicemente mettere degli appunti, possiamo utilizzarlo come agenda, perché ha un suo calendario, quindi possiamo segnare gli eventi con una data, come un diario, cioè segniamo man mano, giorno per giorno, l'attività lavorativa che si è svolta, il verbale di una riunione, e così come possiamo considerarlo come un testo base su un file molto leggero, un file di testo, e quindi possiamo aprire a qualsiasi computer, possiamo scrivere di tutto, e poi questo messaggio possiamo inviarlo per email, possiamo inviarlo come post in un blog, potrebbe essere, se siamo informatici, anche una parte di un programma, potrebbe essere utilizzato, per chi vuole conoscere, per le attività di pianificazione del tipo GTD, Get Things Done. Se vi faccio vedere. Esempio.
utilizzo praticamente per tutte le mie attività, ha un menu che poi può essere sviluppato, per esempio andiamo su Linux Day, una serie di attività da fare, le slide per Linux Day per esempio le ho fatte e quindi le posso segnare come attività svolta. E qui avevo segnato una serie di appunti, quindi si presenta come uno strumento di lavoro molto flessibile e che ci evita, perlomeno anche questa è stata la mia esperienza, la frustrazione di utilizzare un software gestionale solo in una prima fase. Immaginate un progetto che andiamo a dividere per fasi e arrivato ad un certo punto cambia qualche impostazione, perché cambia una scadenza, cambia un partecipante ad un progetto, cambia l'ordine che abbiamo dato alle fasi e quindi è semplice abbandonarlo. Questo applicativo invece lo si trova più vicino alle nostre attività. Mi avvio a concludere riepilogando il messaggio che vorrei dare, che generalmente c'è una certa reticenza nelle piccole e medie imprese a lasciare Windows. Riflettendo su questo, ho notato una cosa, che a volte il problema non è quello che si troverà, ma quello che si lascia. Cioè generalmente l'opposizione che abbiamo nell'azienda è: ma i dati riuscirò a rivedere tutti i dati che vedo oggi, il personale saprà utilizzare il nuovo sistema operativo, quando avrò necessità di assistenza ci sarà qualcuno in grado di darmi un supporto. Se ci riflettiamo, Linux su questi aspetti offre molto di più. I dati, Linux ci può garantire l'interoperabilità. Questo è un aspetto molto importante anche legato all'open data. Se un dato amministrativo di un'azienda deve essere mantenuto per 10 anni, deve essere accessibile per 10 anni, qualsiasi sia il sistema operativo, il software che andrà ad utilizzare. E questo con un software libero si può garantire. Il personale ce la farà. Oggi il personale delle aziende, nella maggior parte dei casi, utilizza forse il computer al 50% delle sue potenzialità, e allora avere un software che è meno costoso permette di avere risorse a disposizione magari da investire sulla formazione del personale. L'assistenza è meno necessaria nell'utilizzo del software libero. Questa è una constatazione che faccio anche da utilizzatore da diversi anni. E qualora fosse necessaria, con un minimo di dimestichezza si riesce anche a risolvere, diciamo, da soli, o comunque tra gli informatici c'è disponibilità di informatici preparati su Linux. Per concludere volevo solo dare dei riferimenti su come, al di là degli aspetti economici o operativi, ci sia anche un forte radicamento nella filosofia su questo. In particolare cosa accomuna un po' le attività di chi si occupa di sistemi Linux o di chi è libero professionista? È il desiderio di svolgere la propria attività con completezza, di arrivare a un risultato di qualità. E si faceva notare, la filosofia Platone diceva che gli artigiani sono praticamente poeti, perché c'è una poesia nel fare, cioè nel tendere alla qualità. Però questo aspetto non viene evidenziato come caratteristica comune. Vi segnalo un testo di Richard Sennett, un sociologo e professore all'MIT e alla School of Economics di Londra, che ricalca la storia dell'uomo artigiano, cioè dell'uomo dedito al suo lavoro, che il suo lavoro sia svolto in qualità, nel gusto di saper fare bene le proprie cose.
fa nascere questo al mito di Efesto, per chi ricorda le vecchie 50 lire raffiguravano Efesto all'opera, e nel vino omerico Efesto è glorificato perché con l'ingegno ha preso le arti, e questo ha permesso di cambiare la vita della comunità. La sua opera ha lasciato qualcosa alla comunità. Ebbene, Richardson, nello spiegare questo mito di Efesto, si riconduce proprio a Linux e ci dice l'esempio oggi del saper fare artigiano, che ha una riflessione nella comunità, è proprio di chi oggi è dedito, sviluppa il sistema operativo Linux o software libero, perché l'artigiano di una moderna cattedrale informatica permette alla società di godere di un beneficio di un progresso. Un progresso, per chiudere, vi mostro questa slide. Questo computer Pegasus del 1959 era un computer che assorbiva 15 kW, ci sono anch'io, così vi rendete conto anche delle dimensioni, no? Nella foto. Un computer che assorbiva 15 kW e aveva 2 kilobit di memoria di RAM. D'accordo, con questo vi ringrazio.